Buongiorno, benvenuti a questo nuovo appuntamento con la formazione di Raffaello. Allora, sono Marco, mi occupo dell'ufficio formazione. Vediamo già alla mia sinistra la dottoressa Laura Ranari. Laura, benvenuta. Ciao, grazie. Buon Ciao. pomeriggio. Bene, e avevo pensato di aprire questa diretta annoiando un po' gli amici e le amiche che ci hanno dedicato con il loro tempo raccontando come siamo arrivati al nostro incontro. E lo faccio lo stesso, dai. Dunque sì. Allora, una delle mie più grandi passioni è quella dell'archeologia. Sappiamo che la dottoressa Laura non è un'archeologa, però ho archeologia, mistero, eccetera. Ho veramente una passione per la nuova tecnologia, perché secondo me buona parte dei libri di storia, di scienze per il primo ciclo andrebbero riscritti da capo. Alla luce delle nuove scoperte, di cosa parlo? Di parlo della tecnologia LIDAR, dello scanner 3D, della fotogrammetria, insomma, tante sono le cose che quotidianamente portano nella storia dell'archeologia nuove scoperte, nuove notizie. Allora abbiamo iniziato a cercare con il nostro team di consulenti di fare un pochino di scouting. Noi quando ci muoviamo per trovare delle nuove professionalità, ci rivolgiamo al mondo universitario, al mondo del lavoro, alle associazioni culturali. E ovviamente andiamo un pochino in giro e cercando su Google l'algoritmo infernale propone poi altre cose. E abbiamo iniziato a vedere quanto di bello dal punto di vista sia didattico, ma proprio dal punto di vista della bellezza c'è nel mondo dei musei. Siamo iniziati a guardare la didattica del museo, come poter fare lezione tramite la storia. E io e Flavia Franco, che è la nostra team leader, il nostro capo per quanto riguarda la consulenza del primo ciclo scolastico, abbiamo pensato, poi Flavia era appassionata dei musei, della bellezza in generale, mi dice Marco, ma perché non mettiamo qualcosa, ma non un singolo webinar, ma perché non costruiamo un percorso vero e proprio che possa dare degli strumenti alle maestre e maestri che ci seguono per fare della didattica tramite le nuove tecnologie, ma per portare il museo in classe. E da lì poi arrivare alla dottoressa Ranari è stato un attimo, perché voi la vedete molto giovane, ma Laura ha un curriculum notevole. Dovete sapere che oltre, poi adesso io non vi parlo del suo curriculum, perché magari se vuole lo parlerà lei, dell'esperienza che ha fatto in Ancona, a Bologna e di tutto quello che ha messo in piedi, perché è un'appassionata dei musei. Cioè il suo obiettivo, dimmi se sbaglio, è quello di portare non tanto le persone al museo, ma fare in modo che il museo, inteso come diciamo un qualcosa di bello, di utile, di imprescindibile, possa essere utilizzato un po' da tutti. Allora, però Laura ti faccio una sorpresa perché Flavia è sold out con gli impegni, la maestra vecchia fa buon brodo è richiesta un po' da tutti perché è maestra, scrittrice, consigli, anche nel suo istituto aveva delle cose molto importanti da svolgere oggi, ma ci ha voluto mandare un saluto. Claudio, che è il collega della regia, mi mandi per favore il contributo di Flavia così ci saluta? Buongiorno a tutti voi, buongiorno a Laura, buongiorno a Marco e buongiorno cari colleghe e cari colleghi. Oggi non sono in diretta per insomma, motivi di impegni, diciamo, presi in precedenza, però sono qui lo stesso e ho registrato questo video per voi. Volevo dirvi che sono molto molto felice che cominci questo percorso sulla didattica museale, che è un percorso personalmente che ho molto, in cui ho molto creduto, in cui credo molto insieme a Marco, perché la didattica museale è molto importante all'interno della scuola primaria e non solo. La didattica museale è uno strumento trasversale che ci permette di rendere concrete le nostre discipline, no? La storia, la geografia, la scienze, l'arte, la bellezza, insomma tutto quello che ci può restituire questa dimensione alla quale altrimenti i nostri bambini, noi stessi, non avremmo accesso. Dunque la funzione del museo è straordinaria e importante, ma a volte noi insegnanti non riusciamo a sfruttare questa risorsa nel modo adeguato. Ed ecco che Laura ci insegnerà a farlo, sia aiutandoci con delle unità di apprendimento, sia portandoci per mano dentro ai musei, quindi attraverso i tour, attraverso diciamo la possibilità di vedere, utilizzare e sfruttare tutte le potenzialità che una risorsa straordinaria come il museo può offrirci. Viviamo in un territorio straordinario che è l'Italia, che ci offre
tanta, tanta, tanta di questa bellezza. Crescere intorno alla bellezza, in mezzo alla bellezza. Io dico sempre, se tu cresci in mezzo alla bellezza, non puoi diventare una brutta persona. Quindi Laura, attraverso questo percorso che io naturalmente seguirò, se non in diretta, comunque rivedendomi le registrazioni, ci aiuterà proprio a sfruttare al meglio questa risorsa. E devo dirvi, io sono un'appassionata di musei, i miei alunni sono degli appassionati di musei e quindi seguirò con grande interesse. Spero che sarà utile anche a voi perché davvero con Laura per mano entreremo dentro i musei e impareremo a dare al museo lo spazio che merita all'interno della didattica. Quindi buona visione, buon corso, in bocca al lupo a Laura, un saluto a Marco e mi raccomando, noi ci vediamo il 14 ottobre. Un saluto e vi aspetto per la puntata sulla valutazione della lettura. Un abbraccio a tutti, buona visione. Laura, adesso sono affari tuoi, tutte queste aspettative. Aspetta, non hai il microfono? Non devi aprire il microfono. Ok. Allora, Infatti, stavo dicendo proprio quello adesso. spezziamo un pochino il ghiaccio. Laura, per tutte le amiche che ci stanno seguendo, è una vostra collega perché sta terminando gli studi di scienze della formazione. Quindi la cosa bella è che quando l'abbiamo contattata, lei e altri professionisti, ci ha subito colpito la produzione dei materiali tarati esattamente sul mondo scuola e di quanto sia per lei facile traslare quello che la sua che è il suo mondo, diciamo, della vita del museo nei banchi e per dare a voi degli strumenti per facilitarvi poi il vostro operare quotidiano, perché se non sbaglio ha preparato anche delle schede, delle UDA, insomma, tanti materiali che nell'arco di questi tre webinar renderemo disponibili, giusto? Esatto, sì. Mi Bene, sono ok. cimentata in questo esperimento perché ovviamente per me adesso non è ancora il pane quotidiano, però. Ok, sei ancora in tempo, puoi tornare indietro, non fare più la maestra perché... Sì, infatti il bello di sta cosa è che posso farlo. È un mondo meraviglioso la scuola. Io dico sempre che stare sempre dalla parte della soluzione non è il problema. Il problema potrebbe essere la pandemia che ha chiuso le aule dentro le case, non vi fa uscire, eccetera. Poter comunque sia, sperando che non ci sia bisogno, o semplicemente educare, insegnare come portare i bambini in museo è una strada, come portare il museo in classe è un'altra. Come poi coinvolgere le famiglie sarebbe ideale, una bella alleanza educativa. Allora, per chi ci segue per la prima volta, dico due cose tecniche. La chat è disabilitata, l'abbiamo disabilitata noi. Non c'è bisogno che scriviate sono presente perché Zoom registra in automatico la vostra presenza. Utilizziamo la funzione domanda e risposta, è a vostra disposizione, perché così possiamo archiviare le domande e nella parte finale della diretta, qualora ci inviate qualche domanda, sentiamo l'esperta di musei di didattica come risponde. Mettiamola in difficoltà, e quindi giù domande cattive, mi raccomando. Allora, buona diretta e a più tardi. Ok, quindi vado, Marco. Allora. Bene. Buon pomeriggio a tutti e chiedo una piccola conferma a Marco se la condivisione. Tutto ok. Ok, bene. Quindi buon pomeriggio e un ringraziamento sincero alla casa editrice Raffaello, a Marco e a Flavia Franco per aver creduto in questo progetto che, come ho scritto ufficialmente, in uno scambio di email per prendere accordi attorno alla strutturazione di questo percorso formativo, per me si tratta di una vera e propria missione anche personale. Infatti, come anticipato da Marco, vengo dal mondo museale e sono laureata in conservazione e restauro dei beni culturali. Recentemente, nel 2018, mi sono iscritta al corso di laurea in scienze della formazione primaria, perché nel corso del mio lavoro
come coordinatrice dei musei civici ad Ancona, ho sviluppato un progetto che si chiama Musei Educativi e che ha lavorato per oltre 7 anni proprio attorno alla creazione di un rapporto profondo tra il museo e la scuola, poiché lo ritengo, diciamo, queste due istituzioni, come tanti altri personaggi anche nel corso della storia del Novecento e attuali, credo profondamente che queste due istituzioni possano collaborare per una profonda e proficua educazione alla bellezza. Mi sono appuntata la citazione che Flavia ha fatto in apertura di questo primo webinar, e quindi secondo Flavia, una persona che cresce tra la bellezza non può diventare una brutta persona. E qualcun altro faceva riferimento a questo stesso principio. Peppino Impastato, infatti, negli anni 70 esorta ad educare le persone alla bellezza, poiché si possa poi diciamo, evitare che vi sia nella popolazione rassegnazione e abitudine, ma rimanga invece sempre viva la curiosità e lo stupore nei confronti di quelli che possono essere sia i beni culturali in senso stretto, ma anche in senso più allargato il patrimonio, diciamo, paesaggistico e immateriale del nostro paese. Il percorso, prendo giusto pochi minuti per inquadrare il percorso che si chiama Il museo entra in classe e che si compone di 3 appuntamenti. Iniziamo oggi, 30 settembre, poi continueremo il 29 settembre e il 9 novembre, sempre alla stessa ora. E questo primo appuntamento è intitolato Educare al museo ed è forse, diciamo, quello più tosto dal punto di vista contenutistico, perché ho voluto puntare l'attenzione anche su quelle che sono le tappe storiche salienti di questo rapporto scuola-museo. Così diciamo a volte anche in contrasto. Però tranquilli, non ho preparato solamente teoria, ma anche una serie di esperienze pratiche educative, interdisciplinari ed inclusive che spero possano essere di stimolo alla vostra progettazione. Il secondo appuntamento invece riguarda più che altro quello di cui ha parlato Marco in chiusura e quindi l'importanza della cultura nel digitale. Infatti lo abbiamo visto tutti, con il Covid questo rapporto scuola-museo si è interrotto bruscamente, quindi anche le semplici visite guidate non si sono più potute fare. Ci sono stati dei musei che hanno, insieme alla scuola, proposto delle progettualità molto interessanti, anche in presenza, quando non si era sotto lockdown, ma principalmente i musei, il mondo della cultura, ha messo a disposizione degli strumenti, tra i quali anche il tour virtuale, che analizzeremo nel dettaglio e che spero poi vi possano essere utili per non sostituire la visita al museo, perché ovviamente il rapporto diretto con la cultura è sempre preferibile, ma sostenere momenti difficili, speriamo come quelli del Covid non ce ne debbano essere più, ma sostenere, ecco, la didattica in classe. L'ultimo appuntamento invece è rivolto alla scoperta di quelle che io chiamo le ricette perfette dei grandi uomini e delle grandi donne del mondo dell'educazione. E quindi andremo a fare un'indagine più pedagogica per la progettazione di percorsi scolastici innovativi e stimolanti che prendano avvio dal potenziale dei beni culturali. Ma entriamo nel vivo di questo primo incontro. E,
quindi vi illustro le fasi in cui ho suddiviso la trattazione. L'introduzione è quella che stiamo facendo ora e proseguirà anche un pochettino dopo e servirà per darvi la motivazione di quello che è l'importanza di questo percorso e anche l'importanza di andare a prendersi cura di questo rapporto scuola-museo. Poi percorreremo molto molto velocemente la storia degli approcci pedagogici del museo e il corpo centrale del nostro incontro invece riguarderà la condivisione di buone pratiche. Termineremo con un esempio di unità didattica di apprendimento che ho preparato per voi e spero ce ne siano un momento di confronto tra interrogativi e prospettive. Ma non è finita qui, durante questo primo incontro Marco, sotto mio diciamo invito, condividerà un link che vi inviterà a partecipare attivamente, il primo per la creazione di una word cloud, quindi una nuvola di parole, così che al termine avremo diciamo una visione grafica di quello che è il pensiero attorno al rapporto scuola-museo e invece un secondo stimolo arriverà successivamente con un link nel quale potrete inserire, se volete, se ne avete piacere, un'esperienza che avete svolto con la vostra classe, nel caso in cui siate docenti, ma dal momento che so che oggi sono presenti anche degli educatori museali, anche un'esperienza, diciamo, da parte degli educatori museali con la scuola. Quindi partiamo, ho scelto infatti questa immagine in cui questo bambino sta simulando la guida per iniziare il nostro percorso. L'obiettivo di questa trattazione è proporre un passaggio concettuale da quello che è il museo inteso come tempio a un museo come luogo e laboratorio di realtà che può essere integrato nella progettazione didattica. E quindi un secondo obiettivo è rifarsi poi alla ricaduta concreta di questo passaggio concettuale. La ricaduta concreta che io ho provato nei miei 7 anni di lavoro è andare ad avere dei bambini felici e amanti dei musei. E quindi credo che questo sia il risultato concreto più soddisfacente che noi possiamo avere da questo passaggio concettuale. Quindi inseguire, diciamo, questo fine. Non solo bambini, poi vedremo anche adolescenti. Diciamo che inizio con questa citazione di Emma Nardi, che appunto invita a cambiare il punto di vista sul museo da quella che tradizionalmente viene vissuto come camera delle meraviglie, che però potrebbe nascondere dei pericoli, dei rischi per la frequentazione delle classi. Infatti ci invita a rivedere i percorsi museali, ritagliarli, quindi diciamo ridimensionarli e proporsi degli obiettivi ben precisi da raggiungere. Infatti i rischi che potremmo incorrere in una visita guidata o in una frequentazione del museo non opportunamente studiata è quello di trasmettere ai nostri allievi un senso di estraneità o ancor peggio di inadeguatezza nel caso in cui questi non siano in grado di leggere
i simboli, le immagini, questo sistema comunicativo che le opere d'arte sono con il patrimonio, insomma, conservato all'interno dei musei, ha per sua natura. E quindi andremo a creare un altro secondo rischio, quindi la mancata possibilità di sfruttare quell'occasione per realizzare un legame affettivo. Un legame affettivo tra le persone e il patrimonio culturale, tra quelli che le giovani generazioni un giorno andranno ad amministrare i beni culturali, a goderne e a poter potenziare, appunto, e anche avere un ritorno in termini di benessere nella propria esistenza, avendo quindi così il patrimonio culturale preservato. Già Franco Cambi enunciava nel 2003 l'emergenza socioculturale dell'educazione al patrimonio e faceva proprio una menzione particolare all'importanza di agire all'interno della scuola per soddisfare quelle che poi vedremo sono anche le visioni delle indicazioni nazionali. Ma come possiamo, quindi come, diciamo, mi starete chiedendo, ma come ritieni tu che stai parlando, si possa avviare una collaborazione continuativa tra la scuola e il museo? Io oggi vi propongo due passaggi. Prima l'analisi pedagogica dell'istituzione museale e poi una condivisione di spunti operativi. Iniziamo subito con questa carrellata storica della visione pedagogica del museo. Quindi siamo nell'antica Grecia, il museo nella sua terminologia nasce proprio in questo contesto culturale. Ma il museion da cui deriva il nostro attuale museo era estremamente diverso nell'antica Grecia, tant'è che questi luoghi erano deputati all'esposizione degli ex voto, che però una volta divenuti vecchi venivano addirittura buttati, cambiati, insomma. Non c'era quella che noi, per noi oggi è una funzione fondamentale del museo, cioè la valorizzazione. Successivamente nell'antica Roma il museo invece aveva una visione differente, più simile paradossalmente alla visione attuale e quindi ad un'esposizione esterna delle opere d'arte che erano poi anche il vanto delle conquiste territoriali dell'impero. Ma fu proprio con l'umanesimo che il museo acquistò quel ruolo di laboratorio nella storia per la conoscenza del mondo. E perché questo? Perché i signori delle grandi famiglie di questo periodo storico si circondavano di opere d'arte all'interno dei propri studioli, che erano degli spazi, ecco qui vedete lo studiolo di Francesco I dei Medici a Firenze, erano degli spazi chiusi, senza finestre, all'interno dei quali loro studiavano perché ritenevano appunto che la concentrazione fosse più semplice negli ambienti piccoli e senza, diciamo, aperture verso l'esterno. E in questi ambienti si lasciavano, diciamo, il loro studio era stimolato dalla bellezza, dai continui riferimenti storici, mitologici e anche riferimenti connessi alla storia della propria famiglia. Ma poi nel 600 ci fu un passaggio che aprì questi musei alla frequentazione anche di ospiti e di curiosi, andando quindi ad avviare quel percorso che si specializzerà poi con l'illuminismo di sistemazione scientifica degli oggetti di queste collezioni che Diderot appunto afferma nella sua enciclopedia permettevano di
mettere nelle condizioni di agli artisti di fare utili osservazioni, ma anche al pubblico di ricevere alcune giuste idee. Quindi si va sempre maggiormente nella direzione di aprire il museo al pubblico. E chi sarà ufficialmente ad aprire i musei al grande pubblico accade proprio con la Rivoluzione francese. Questa è un'immagine del primo Louvre a Parigi, che dimostra proprio l'importanza di accogliere i visitatori all'interno del museo in un momento in cui lo Stato si inizia a farsi carico dell'impegno educativo, e quindi vediamo contemporaneamente anche come cambia l'organizzazione delle scuole, che non sono più private, che passano, diciamo, sotto la responsabilità degli stati. Ora, diciamo, da questo momento, con l'Ottocento, io passo direttamente, devo fare in modo necessario un passaggio un pochettino veloce, andando ad arrivare negli anni a cavallo tra l'Otto e il Novecento, dove abbiamo dei personaggi estremamente significativi che rivolgono particolare attenzione alla funzione educativa del museo. Perché appunto l'Italia con l'unità istituisce il Ministero della Pubblica Istruzione, che dovrà occuparsi anche della tutela dei beni culturali, perché il Ministero dei Beni Culturali si realizzerà solamente negli anni 70. Quindi dall'Unità d'Italia fino agli anni 70 fu il Ministero dell'Istruzione che si interessò alla tutela dei beni culturali, e questo e quindi il dibattito attorno al rapporto scuola-museo fu particolarmente vivo. Ma devo dire, ecco, questi sono i personaggi più illustri che guidarono questo dibattito nei primi del Novecento. Individuarono tra i caposaldi teorici della didattica museale proprio il rapporto con la scuola, oltre che il legame con lo spettatore e il valore estetico dell'arte. Ma questo in particolare con Leonello Venturi, che durante la Seconda Guerra Mondiale si era trasferito in America e era venuto a contatto con le teorie costruttiviste di Dewey, che appunto poi negli anni 70 risultarono particolarmente apprezzati per il passaggio da una concezione di didattica museale, e quindi da un utilizzo prettamente strumentale dell'opera d'arte, a un approccio invece all'educazione al patrimonio. E quindi come grande esponente poi ci fu Bruno Munari, che lavorò alla Pinacoteca di Brera con dei laboratori che poi approfondiremo nell'appuntamento di novembre, e che appunto si concentrò proprio sulla libertà e sul liberare la concezione della didattica museale da quelli che potevano essere degli schemi più restrittivi del passato. E non solo, anche il soprintendente della Pinacoteca di Brera, Franco Russoli, appoggiava la necessità di affiancare il museo a tutte le scuole come strumento didattico. E infatti sosteneva la necessità che il museo offrisse alle scuole tutto ciò che potesse poi far sì che venisse vissuto come un laboratorio da parte delle scuole, per creare questo rapporto, diciamo, continuativo. E avvicinandoci quindi ai giorni nostri, con la scuola dell'autonomia e quindi i diversi obiettivi che questo passaggio storico ha comportato nell'organizzazione scolastica, vi è sempre di più la possibilità di incontrarsi in un percorso comune,
che si attua non solo nelle ispirazioni delle indicazioni nazionali che ci riportano l'importanza di questo vitale rapporto, ma anche nella possibilità di strutturare dei patti educativi, che prima Marco citava un po' sorridendo, ma effettivamente sono una visione concreta ormai che si sta attuando in molti istituti scolastici, quindi dei patti educativi che permettano prima di entrare in contatto di far entrare in contatto la scuola con l'istituzione museale. Poi in un secondo tempo ci si augura che i docenti diventino protagonisti di questo patto educativo con lo sviluppo e la cura insieme agli educatori museali di percorsi continuativi che vanno a realizzare quell'idea di laboratorio permanente della scuola. Quindi, diciamo, dopo questa rapida carrellata, ma che io ritengo sempre molto affascinante ed emozionante e che vi assicuro ho riassunto tantissimo, infatti, ecco, sicuramente chi la conosce avrà notato che alcune parti ho dovuto necessariamente passarle molto velocemente. Ora arriviamo al cuore del nostro incontro, che riguarda la condivisione di buone pratiche. Come vi dicevo, l'obiettivo è quello di arrivare a creare dei frequentatori felici del museo, dei frequentatori soddisfatti e affezionati al patrimonio culturale. In questa missione sono cruciali da una parte gli educatori museali e dall'altra i docenti, che insieme creano una comunità di pratica, cioè debbono entrare in relazione e creare dei momenti di incontro come quelli che si stanno configurando grazie alla progettazione formativa della casa editrice Raffaello oggi, ma che ce ne sono tantissimi curati dalle associazioni, anche da parte museale come l'ICOM. Questo passaggio è particolarmente importante, anche sostenuto a livello teorico, poiché la condivisione di buone pratiche ci permette di arricchirci tutti e di insieme individuare meglio una metodologia comune. In questo sicuramente è utile avere un panorama di quelle che sono le potenzialità museali nel nostro paese, ma in Europa in generale. Infatti i musei sono di tantissimi tipi. La classificazione che vi riporto qua oggi è una classificazione di tipo tematica, ma di classificazione dei musei ce ne possono essere anche altre e che riguardano ad esempio il tipo di gestione, cioè ci sono i musei civici quando la collezione è sotto la gestione del comune, ci sono i musei invece statali quando appunto sono direttamente sotto la gestione del ministero, ma ci sono anche i musei privati, che possono essere di privati cittadini o di fondazioni private. Comunque sia, ho ritenuto più utile portarvi lo spaccato tematico affinché possano essere di ispirazione appunto alla creazione di percorsi educativi. L'idea è quella che questi musei, quindi il ritorno al nostro obiettivo iniziale, come fanno a diventare dei luoghi, diciamo, con dei frequentatori felici e soddisfatti. È necessario che si passi dall'immagine che avete alla vostra sinistra a quella alla vostra destra. Non voglio essere categorica, però sono due musei molto diversi, questo lo dobbiamo ammettere, solamente che alla nostra sinistra
vediamo una successione, una frequentazione passiva di persone, mentre alla destra una partecipazione attiva ed affettiva del pubblico, di questi frequentatori del museo. E, infatti, grazie diciamo, a queste immagini ispiratrici, io voglio anche invitare tutti voi che state seguendo questo webinar a adesso non so quale sia la vostra provenienza geografica, però la cosa, diciamo, il tassello fondamentale di questo percorso è sicuramente quello di andare a recuperare un rapporto di prossimità con i musei che ci sono più vicini, anche se sono piccoli, anche se non hanno una collezione, diciamo, straordinaria, ma andarli a recuperare affinché insieme al personale di questi musei stimolare una rinascita di questi spazi per la riscoperta appunto della propria identità e dell'importanza che hanno per la storia del territorio. Io un attimo invito Marco alla condivisione del primo link, così che possiate esprimere anche la vostra opinione per andare a costruire, diciamo, l'immagine finale, che spero, anche se non vi vedo, insomma, possa dare un'idea di comunità. Nel percorso proprio del docente, la frequentazione, scusate un attimo che ho un disturbo in casa. Eccoci. Nella progettazione del docente è importante curare diciamo, non solo la visione del curriculum, la strutturazione del curriculum verticale, ma anche quella del curriculum, cioè non solo quella del curriculum orizzontale, ma anche quella del curriculum verticale. Infatti, attraverso la realizzazione di legami operativi e progettuali con un museo di prossimità, tre sono le cose che dobbiamo andare a porci per prime come obiettivi, cioè la scoperta del luogo museo, del suo posizionamento nei confronti del territorio nel quale viviamo e nel quale è posizionata la scuola. In seconda battuta, la storia della collezione, che come abbiamo visto può essere davvero di ogni tipo e dare quel giusto e può dare quel giusto significato alla valenza del museo in termini identitari per il territorio e successivamente quindi affettivi per i nostri studenti, e andare diciamo a cercare quelle curiosità sui personaggi storici che hanno caratterizzato la storia di questi luoghi. Ecco, queste dovrebbero essere tre tappe che si possono svolgere nel corso di tutti gli stadi scolastici, quindi dall'infanzia fino alla scuola secondaria di secondo grado, ma con diciamo, l'attenzione nel senso verticale, non solo orizzontale, di andare a confrontarsi con i colleghi per verificare quali sono stati i passaggi precedenti e quali sono eventualmente le volontà progettuali di un livello superiore a quello di cui ci stiamo occupando noi in questo momento. Questo è significativo perché permette ai nostri studenti di vivere un passaggio graduale di conoscenza e di riscoperta di un luogo che poi diventerà speciale e unico per loro. E queste attività poi ricadono nell'area dell'identità, nell'area affettiva e nell'area cognitiva. Quindi c'è un discorso molto circolare
che va a permettere ai nostri studenti, sin dalla scuola dell'infanzia, di sviluppare una conoscenza del sé, la relazione con gli altri, l'orientamento, l'impegno, la partecipazione, insieme ovviamente al miglioramento delle proprie conoscenze, della capacità di comprensione e di giudizio. Quindi realizzare questi percorsi in modo ordinato e collaborativo tra i diversi livelli scolastici in collaborazione con l'istituzione museale può essere davvero un elemento rivoluzionario nella nostra didattica. Sono sicura che se siete qua oggi fate parte di quei docenti e di quelle docenti che credono profondamente nel miglioramento continuo della scuola, quindi vado tranquillamente con queste grandi visioni nella quale rientra anche l'importanza della mediazione che funge proprio da ponte tra il mondo del discente, i beni culturali e la comunità. Infatti all'interno dei musei si possono operare momenti di immersione e distanziamento che ci permettono di sviluppare nei nostri studenti delle capacità critiche e delle forti consapevolezze del valore, del valore delle conoscenze che stanno acquisendo. In modo molto sintetico, sono quattro le funzioni principali del progetto educativo museale. Come ho detto diverse volte, l'affettività e quindi la capacità poi degli studenti di ricordarsi, di creare delle connessioni tra quello che hanno visto all'interno del museo e altre e altre, diciamo, nozioni o esperienze che faranno al di fuori. L'interiorizzazione delle conoscenze, quindi attraverso l'esperienza della didattica attiva, che come vi dicevo vedremo specificatamente nel terzo incontro, la possibilità di creare un legame diciamo interiore con le conoscenze acquisite e la possibilità di effettuare percorsi di valutazione ed autovalutazione. Questa era una piccola anticipazione per l'incontro di novembre con le tematiche pedagogiche che andremo ad affrontare e qui invece vi riporto degli esempi di progetti che ho realizzato come educatrice museale in collaborazione con i docenti delle scuole di Ancona. Questo era nello specifico un progetto sui colori, le emozioni e la musica, diretto dai bambini, quindi come vi dicevo in senso verticale, dai bambini dalla frequentazione della scuola dell'infanzia fino alla scuola primaria. E ci sono state delle richieste, qui vedete evidenziate in blu, nel cerchio blu le richieste che ci sono arrivate dalla scuola e evidenziate in giallo l'intervento che abbiamo fatto come museo. Quindi dalla scuola ci è arrivato, dalla scuola dell'infanzia, la necessità di rispondere allo sviluppo della competenza emotiva, rispettando quindi i punti delle indicazioni nazionali. E dalla scuola primaria invece la necessità successivamente di contrastare situazioni problematiche in classe che si erano verificate con l'arrivo di un alunno che si era trasferito in città e che aveva avuto delle problematiche con l'integrazione in classe. Quindi da parte nostra, come museo, abbiamo individuato dei percorsi e delle opere che potevano essere significativi dal canto delle emozioni. La cosa ideale è stata ricercare dei ritratti, ma ci possono essere anche altre opere che riescono a dare spunti per discutere delle emozioni primarie come la felicità, la rabbia o la paura, come tantissimi reperti archeologici o monumenti.
E poi abbiamo scelto dei supporti sensoriali per accompagnare la scoperta dell'opera, musiche, materiali, suoni e odori. E quindi questo progetto si rifaceva, si fondava sui campi di esperienza delle indicazioni nazionali e si basava anche su una preparazione che il docente faceva in classe attraverso la lettura di albi illustrati che permettevano di sensibilizzare i bambini alla tematica delle emozioni e della comprensione di se stessi e degli altri. Quindi diciamo, ecco, devo essere molto, molto sintetica. Comunque, questo tipo di percorso si è realizzato, partendo dall'esplorazione dei dipinti, che, andava ad interrogare i bambini, non tanto quindi cioè noi educatori non andavamo tanto a raccontare la storia, l'artista, i dettagli, ma approfittavamo della presenza di alcuni dipinti per interrogare i bambini circa, con delle domande stimolo, circa la possibilità che in loro suscitassero delle emozioni. Avevamo lavorato su pochi dipinti alla volta perché la concentrazione dei bambini, soprattutto nella scuola dell'infanzia, non è molto alta. Però poi abbiamo alternato poi degli incontri con dei brainstorming e la tecnica del circle time, soprattutto con la scuola primaria, nel caso in cui questo percorso ha necessitato successivamente di essere ripreso per la presenza, appunto, come vi dicevo, di una criticità in classe. E in quel caso, come facevo vedere questa slide, ecco, abbiamo realizzato delle carte. Qui c'è un bambino che mostra le sue carte delle emozioni, con le quali i bambini rappresentavano le emozioni primarie, quindi felicità, rabbia e tristezza. Questo permetteva loro di ogni mattina, se volevano, di mettere sopra il banco la loro carta dell'emozione. E così iniziare poi a parlarsi e a confrontarsi circa l'emozione che provavano in quella giornata, se era successo qualcosa di particolare. Io ho ricevuto dalla maestra che ha seguito questo progetto dei feedback molto positivi e quindi per questo vi ho riportato questo progetto perché mi ha raccontato proprio come anche questo bambino che aveva avuto difficoltà ad integrarsi, poi con questo discorso sull'emozione è riuscito ad aprirsi e ad iniziare un dialogo con la classe. Ovviamente non si parla di un miracolo risolutivo, i problemi diciamo sono rimasti e sono mutati, ma questo primo scoglio nell'incapacità, insomma, di gestire momenti di rabbia o momenti di felicità in modo, diciamo, molto plateale, sono stati, diciamo, placati. E un altro tema, che, diciamo, un progetto che vi volevo presentare riguarda l'archeologia. Anche in questo caso, c'è stato uno stimolo da parte delle scuole che è stato raccolto, dal personale, del museo. Abbiamo quindi realizzato dei percorsi che andavano a vedere l'archeologia da tanti punti di vista, quindi dal punto di vista del restauro, dello scavo archeologico con la realizzazione di vaschette per la simulazione dello scavo stratigrafico. Insomma, avevamo dotato la scuola che stava vicinissima alla piazza sede nella quale c'era la sede del Museo della Città di Ancona. Abbiamo dotato questa scuola di un vero e proprio laboratorio che potevano frequentare e con il quale abbiamo sviluppato davvero tantissimi progetti, perché dall'archeologia poi abbiamo realizzato con la stimolazione sempre dei docenti la tecnica del mosaico, diciamo anche delle tecniche artistiche più antiche e addirittura con un nostro collega che poi adesso è docente anche lui,
abbiamo realizzato un percorso sui profumi, andando a riprendere un'antica ricetta degli Egizi. Insomma, i collegamenti interdisciplinari sono davvero tanti. Questo era invece un percorso che addirittura ci ha permesso di collaborare con le scuole di secondo grado in merito alla matematica e alla geometria, con la sezione aurea, e quindi anche qui mettere a disposizione le opere del museo per l'indagine di questa particolare, diciamo, tematica che a volte mette molto in difficoltà gli alunni. Adesso diciamo, vi invito e invito Marco a condividere il secondo link e spero, insomma, di avervi dato diversi spunti, ma vi lascio alle parole illuminanti del maestro Franco Lorenzoni, che parla anche lui di una sua esperienza di didattica applicata al patrimonio culturale. Mi aiuta adesso a trattare un altro aspetto dell'educare a cui tengo molto, la frase che disse una volta Marianna, una mia alunna in quinta elementare. Certe volte i bambini hanno delle folgorazioni. Allora, lei aveva fatto un lungo lavoro intorno alla scuola di Atene di Raffaello, un affresco meraviglioso, no? In cui i bambini si erano identificati con dei personaggi, erano scelti, li avevano ridisegnati, li avevano interpretati nel teatro, gli avevano scritto lettere, hanno ricevuto risposte. Insomma, 3 mesi di lavoro attorno a quell'opera meravigliosa. E a un certo punto Marianna, a conclusione del lavoro, dice una mattina: Raffaello ha fatto veri filosofi per metà, noi li abbiamo fatti veri per l'altra metà. Qui c'è un punto chiave, cioè, per entrare dentro un racconto, un romanzo, un'opera d'arte, una musica, un teorema, noi dobbiamo far vera l'altra metà. Cioè, chi scrive, chi inventa, chi dipinge, fa metà del lavoro. Ed è ovviamente fondamentale, importantissimo. Ma se io che guardo, io che leggo, non faccio l'altra metà del lavoro, quell'oggetto culturale rimane lì inerte, morto. Allora, il corpo a corpo tra me e quell'oggetto culturale è un fare, un costruire. Fare veri per metà, è bellissima questa espressione di Marianna, fare vero, perché la cosa, se rimane lì, non è vera, almeno non è vera per me. E dunque quello stabilire la relazione tra gli oggetti culturali, il mondo e i singoli, ciascuno a suo modo, è un elemento centrale dell'educare. No? Educare è proprio costruire questi ponti tibetani tra i singoli e il sapere accumulato nel tempo, la natura, tutto ciò che è la conoscenza, insomma, tra il corpo e il cosmo, tra il corpo del singolo e il cosmo con tutte quante le sue, diciamo, le sue meraviglie, no? Sia culturali che naturali. E un'altra frase mi aiuta a spiegare bene questo concetto, questa volta è di Emilia, un'altra bambina, anche lei in quinta elementare. Secondo, sono andata troppo indietro. Ecco, ci tenevo a farvi ascoltare dalle parole del vostro collega il significato profondo che l'educazione all'arte, ai beni culturali può avere nella didattica. Quindi, diciamo, io questa testimonianza del maestro Lorenzoni l'ho ascoltata solo recentemente, ma anni indietro con i colleghi dei musei avevamo, diciamo, già intuito questa potenzialità nel potersi rispecchiare e quindi entrare per metà nell'opera d'arte. E in occasione di una mostra su Caravaggio avevamo fatto un progetto insieme a sempre ad un'altra scuola di Ancona, con il professor Dante Della Bella, adesso non so se oggi è presente, e avevamo invitato, insomma, le classi a realizzare dei tableau vivant.
La cosa interessante era che, come vedete nell'immagine, i ragazzi, qui si tratta di secondaria e di secondo grado, collaboravano tutti, per la realizzazione di, una fotografia che, come vedete, aveva come protagonisti solo quattro, degli studenti, ma tutti gli altri erano inclusi nel processo creativo, facendo le fotografie, curando i costumi, il trucco e cercando di preparare, insomma, le luci. E quindi c'era un progetto davvero, davvero complesso alle spalle, che poi, diciamo, da questo piccolo esperimento ci ha portati a realizzare un'opera molto, molto più complessa, che vedete qui realizzata. Questo è il Tableau Vivant del Giuramento degli Anconetani, che è un'opera, molto grande, di 5 metri per 4. Che ha anche un significato, per chi non è, marchigiano, insomma, sicuramente non lo conoscerà, però ha un significato identitario per la città molto forte. Fu un percorso lungo, che durò più mesi, ma che, vide protagonisti gli studenti delle scuole secondarie anche in momenti extrascolastici. E per realizzare appunto questo tableau vivant che andava a riprodurre il dipinto che vedete rappresentato in questa immagine. Ricordo con affetto anche che dopo un po' di anni uno di questi studenti che avevano ormai terminato gli studi alla scuola secondaria tornò in museo con la sua prima fidanzata per fargli vedere l'opera che aveva interpretato. E io adesso sarei pronta per mostrarvi l'esempio di unità didattica di apprendimento. Faccio ancora in tempo? Vai con Luda. Ok, allora tolgo questo. L'esempio di UDA che avevo preparato per voi è molto articolato, poi trasmetterò il materiale, così che insomma possiate leggere con un po' più di calma se vi interessa. E, cercando di proporre un percorso che potesse essere trasversale, sia diciamo per la scuola primaria ma anche secondaria di primo grado, ho preso la tematica dei colori. Proprio perché il colore nel contesto dei beni culturali e quindi del patrimonio museale ci permette di andare a superare quell'idea che i bambini, gli studenti a volte hanno in merito al fatto che non ci sia, diciamo, grande differenza tra i colori che si utilizzano oggi, e quindi di natura sintetica, e quelli invece dell'antichità. Per la presente unità di apprendimento ho previsto sei appuntamenti. La prima, per la stimolazione degli alunni con un'uscita al museo, e in collaborazione con il personale museale, la possibilità di raccogliere, delle risposte da parte degli alunni in merito a quello che potrebbe essere il conflitto cognitivo, sul fatto che magari questi alunni pensano che non vi sia grande differenza tra i colori che utilizziamo oggi e quelli che venivano utilizzati nel passato. Poi invece il secondo step riguarda una lezione in classe dove attraverso un brainstorming rifacciamo la domanda stimolo e creiamo un cartellone con la raccolta delle risposte. Dividiamo poi i bambini in gruppi, e ognuno di questi, li facciamo ra rappresentare loro ipoteticamente un periodo storico. E diamo loro del materiale per una ricerca storica relativa all'utilizzo del colore in quel periodo. Il terzo appuntamento riguarderà poi, un esercizio pratico con la realizzazione di ricette. Che vanno ad indagare proprio diciamo, come si dipingeva in quel dato periodo storico.
Nel quarto appuntamento invece, qui non ho, diciamo, a voce non ho specificato, ma ogni appuntamento prevede la collaborazione dell'insegnante di arte insieme a quello di tecnologia, l'insegnante di chimica, insomma, una collaborazione tra le diverse docenze. E in questo quarto appuntamento la possibilità di visionare dei minerali o dei campioni di pigmenti, individuando poi nella cartina geografica le aree di provenienza di questi materiali naturali e andando quindi a chiedersi e a sviluppare tutta una serie di interrogativi in merito al fatto che oggi invece abbiamo una produzione sintetica, quindi quella stessa tinta noi la possiamo avere in qualsiasi parte del mondo, non è più necessario che vi siano questi grandi spostamenti. Mentre in passato, appunto, nel mercato vi erano anche queste merci, i colori, che avevano una valenza significativa nel mercato. E in ultimo, gli ultimi due appuntamenti, uno per la realizzazione di manufatti colorati secondo il gusto dei bambini. E quindi lasciarli liberi, no? Ognuno di esprimersi secondo le proprie inclinazioni e la possibilità di allestire una mostra con i lavori che si sono realizzati e magari mettere in programma anche delle visite guidate per spiegare quello che, le opere che sono state create. Qui trovate le competenze, gli obiettivi, le conoscenze, le abilità. I destinatari, come vi dicevo, ho privilegiato sicuramente la scuola primaria e le metodologie che si possono utilizzare, le varie discipline e le tematiche individuate dai riferimenti delle indicazioni nazionali. Gli strumenti e dei link per approfondire le tematiche per ogni disciplina che ho incluso nel percorso. E poi anche una proposta per una tabella per la valutazione delle varie fasi. Ora riprendo un attimo la presentazione, così concludo, Marco. E poi possiamo dare spazio, insomma, ad un eventuale, spero, dibattito, oppure possiamo andare a vedere se ci sono state delle risposte da parte dei partecipanti. Io termino con questa citazione: l'educazione al patrimonio non cambierà il mondo, però può cambiare le persone che andranno a cambiare il mondo. Bene, Laura, allora rispondo innanzitutto grazie perché mi hai fatto vedere delle cose, io da un po' di tempo non conoscevo il quadro, quindi mi sono sentito veramente ignorante, no? Sicuramente. Allora, rispondo a varie domande che mi hanno chiesto appunto per Luda. Sono sincero con voi, non sappiamo ancora come renderla disponibile, mi spiego meglio. Voi sapete benissimo che ci seguite, che con Raffaello ne diamo di ogni. Oltre alla registrazione integrale di questo webinar, diamo schede, diamo materiali, abbiamo reso free open durante il Covid tutti i nostri archivi e continuiamo a farlo. Però ci piace anche valorizzare quanto Laura ha creato, perché io e Flavia e altri abbiamo letta bene quell'UDA, quindi è un materiale che ha un valore molto importante. Non ci piaceva renderlo scaricabile in PDF per tutti, perché comunque sia diamo un po' valore alla cosa. Stiamo pensando se inviarlo in allegato insieme all'attestato, che non vi sarà inviato prima della prossima settimana, perché non ce la facciamo più ad inviare attestato in 2 giorni, perché trasmettiamo talmente tanti webinar che preferiamo appunto concentrarli in un unico giorno. Quindi, rispondendo, non mi ricordo come si chiedeva la maestra Francesca. Francesca, guardi, per quanto riguarda l'UDA, nella prossima settimana sarà disponibile. Non sappiamo se metterla nella sezione del sito dove c'è il banner di Attica Museale o se la invieremo via email, però ecco, le arriverà insieme all'attestato e quindi non si preoccupi. Poi, una volta che avete ricevuto l'UDA, se avete domande relative a quel materiale, scrivete a info@raffaelloformazione. Farò io da tramite, cercando appunto di estorcere una risposta che ci darà volentieri Laura o la maestra Flavia. Allora, ti
Ti faccio un paio di domande perché qualcosa è arrivato. Credo che siano domande da chi erano un po' agli inizi con la didattica museale. Patrizia, infatti, mi chiede: consiglia di iniziare con un museo famoso o con una piccola realtà locale? Oh, che bella domanda. Allora, io dipende sicuramente dal territorio nel quale vi trovate ad operare. Se siete in una grande città e quindi faccio un esempio, Firenze, potrebbe essere interessante. Dipende poi anche dal livello scolastico, perché se si tratta di una scuola dell'infanzia, assolutamente è preferibile iniziare da un museo locale, da un museo più piccolo, meno conosciuto. Se invece già si tratta di bambini della scuola primaria, dalla terza in avanti, consiglio di iniziare con un museo che possa fare l'effetto wow. E quindi se siete appunto residenti a Firenze, perché no? Iniziare con gli Uffizi nel stimolare loro un qualcosa di veramente straordinario. Però anche lì indagare se magari i bambini ci sono già stati con le famiglie. E quindi a quel punto andare a ricercare un qualcosa di più particolare, un qualcosa che poi, come l'iniziativa che ci fu un po' di anni fa, Marco, te la ricordi sicuramente, adotta un monumento e potreste fare una cosa adotta un museo. E forse è collegata oggi con noi un'insegnante della scuola primaria che aveva fatto un progetto simile con noi, si chiama Federica Lazzarini, e avevamo fatto Toc Toc Museo. Quindi la sua scuola si era associata, diciamo, aveva adottato il nostro museo e lo frequentavano praticamente in ogni Bello. momento, fino a preparare poi l'accoglienza per i genitori. Insomma, era diventata casa loro e è stato bellissimo perché sapevano i bambini da soli, si potevano muovere da soli, anzi, addirittura una volta ho trovato una bambina che dava indicazioni a dei turisti così. Quindi Bello. veramente la soddisfazione più grande. Quindi quello che mi sento di dire alla maestra è di valutare sicuramente a che livello si trova. Se è la scuola dell'infanzia, ripeto, meglio un museo piccolino. Perché per loro, diciamo, ci sono molte più possibilità. Ok, senti, dicevo, sono andato a controllare perché pensavo sbagliato. Abbiamo messo due link uguali? Può darsi. Senti, non ci guardare, tanto noi siamo alla parte conclusiva. Comunque, grazie perché Bernarda è stata, l'ha beccato, ha beccato il rifuso del web. Grazie Bernarda. Maria Nives, credo che parlasse di comunicazioni culturali perché poi arrivano delle domande che devo poi contestualizzare al momento della diretta. Però mi è piaciuta la domanda perché è molto inclusiva. Dal punto di vista di ragazzi non italofoni, magari appena arrivati in classe, cosa ne pensa dell'utilizzo di tour virtuali di musei con sede nei loro paesi di provenienza? Ah, wow, beh, interessante. Anzi, dirò di più, è uno stimolo che mi tengo per la seconda puntata. Ah, ok, Sì, bene. se posso mi permetto di riservarmi per la seconda puntata perché a quel punto vorrei approfondire la cosa anche con una collega che ha curato insieme a me la didattica museale in lingua. E grazie per lo stimolo, insomma, spero che ci potrà seguire anche nel prossimo Ok, appuntamento, bene. appunto possiamo indagare. Pierangela, mi piace questo interscambio. Pierangela mi dice: io mi permetto di consigliare di iniziare da un museo che sia legato agli interessi e alle attività che si stanno svolgendo in classe. Inoltre, le piccole realtà museali a volte sono maggiormente disposte ad interagire con la scuola. Pierangela, è vero, perché io ho contattato il Louvre Abu Dhabi e non mi ha risposto, mentre il museo sotto casa ha detto quando volete, quindi sono d'accordo con lei, grazie, anzi mi piace. Allora, ne leggiamo un'altra. Gianpaolo, che è un maestro, sono così pochi, quindi lo leggo volentieri, ti fa solo dei complimenti, complimenti alla collega, un'altra preziosa perla della vostra collana. Gianpaolo è un esperto, un formatore come te, sull'arte, quindi sulla bellezza artistica.
Allora, c'è uno spettatore anonimo, perché alcuni si mettono anonimi, ma io lo leggo lo stesso. Spettatore anonimo, ritiene utile e non pericoloso utilizzare per le emozioni primarie dipinti famosi? E se sì, come poter proporre quadri di matrice religiosa se in classe abbiamo bambini di altre religioni con famiglie toste? Su toste immagino magari ortodosse, insomma, un po' ecco. Portare, mi ricordo Laura, magari forse riesco a capire cosa intendeva, quando tu mi dicevi, guarda, puoi portare un bambino alla primaria anche di fronte a una palla del Tiziano e provocare comunque un'emozione primaria. Era un po' questo forse che ci chiedeva l'amico anonimo. Che Sì, dici? sì, sì. Allora, onestamente non mi è mai capitato un problema di questo tipo, devo essere onesta. Però è come, diciamo che qui andiamo un po' incontro a quello che era successo un po' di tempo fa e che poi è stato un po' protagonista della discussione per la Convenzione di Faro, in merito al fatto che le opere d'arte nascono in dei contesti storici diversi e anzi sono portatori dei valori dell'interculturalità proprio perché non sono delle bandiere, ma rappresentano una progressione culturale. E quindi è importante sensibilizzare a quel punto la famiglia riguardo queste tematiche. È vero che ci sono delle situazioni in cui la cultura ortodossa non lo permette. Infatti c'era stato quell'episodio che ricordo che era venuto in visita, adesso non ricordo bene chi, però comunque avevano dovuto coprire le statue nude presenti nei palazzi storici del nostro paese, perché in contrasto con la cultura dell'ospite in questione. E ecco, rischiamo di andare intorno a finire in questi paradossi, cioè non, diciamo che forse la scuola è insieme al museo può essere portatore di valori interculturali e di creazione di comprensione, diciamo reciproche per questa. Certo che l'impegno è notevole, perché bisogna dialogare con le famiglie, nel senso. Assolutamente, abbiamo parlato sempre, noi cerchiamo sempre di dire che qualsiasi strumento, qualsiasi idea, qualsiasi diciamo, pensiero divergente che possa in qualche modo favorire un'alleanza educativa, scuola, famiglia, in questo caso editore, è sempre da prendere in Allora, considerazione. io. Perché poi mi stanno chiedendo, ci consiglia una bibliografia di riferimento? Sei arrivata con un libro, quindi. Ok. Allora, io consiglio all'anonimo che chiedeva in merito diciamo, al fattore interculturale di questo libro, Un patrimonio di storie, di Simona Bodo, Silvia Mascheroni e Maria Grazia Panigada. Che è un libro che indaga appunto le possibilità del patrimonio storico-artistico nel superamento di queste barriere culturali. Quindi questo assolutamente ci sono proprio delle esperienze che parlano nello specifico di questo. Poi come bibliografia io volendo posso metterla in condivisione Sì, Marco. noi allora, adesso appunto siamo arrivati a quegli sgoccioli, siamo, abbiamo un minuto perché di solito un quarto d'ora, poi non sforo di più. Poi Esatto. vedo c'è un'altra domanda che la volevo fare. E, una cosa che volevo chiederti è questo. Poi questo, dicevamo, non è un singolo webinar. Noi adesso abbiamo iniziato oggi e Laura è stata proprio, ha introdotto anche dal punto di vista dell'introduzione, ma comunque sia fatta in questa maniera, non c'era un altro modo. Quindi ha introdotto il tema, l'argomento e svilupperemo gli altri due webinar, poi quello che è la pratica che stavi già mostrando con degli esempi deliziosi. Io ti potrei fare 1.000 domande io sull'archeologia, come far diventare archeologo un bambino. Però prima leggiamo una domanda, quindi per dire cosa? Che la bibliografia possiamo tranquillamente poi inserirla in corso d'opera. Alessandra mi chiede, in una scuola primaria abbiamo spesso usato la caccia al tesoro per affrontare una mostra. Le sembra un metodo valido? Ah, sì, adesso sentiamo cosa dice. Allora, la caccia al tesoro dipende da come è fatta. Quindi se è fatta bene, che poi è un metodo, dipende come è fatta e dipende dagli obiettivi. Cioè, se gli obiettivi sono di entrare in confidenza con lo spazio,
poi avere anche un ritorno in termini di conoscenza, quindi diciamo acquisire delle conoscenze in merito al museo, anche se poche, delle curiosità, eccetera, io ritengo che non sia un metodo malvagio, perché alla fine utilizza lo stratagemma del gioco e quindi può essere sicuramente utile, però non solamente il gioco, ecco, quindi associare magari questa esperienza a altre esperienze di approfondimento in classe, riprendendo i quesiti, andandoli a discutere con delle discussioni di gruppo, andando ad esplorare l'esperienza che altrimenti rischierebbe di rimanere un gioco. Ecco. Non hai il microfono, Marco. Avevo un colpo di tosse che avevo mascherato. Allora, se ci seguite sapete benissimo che questo ufficio per principio non legge i complimenti, quindi è inutile che me li mandate. Però me li fai leggere. Te li manderò. Te ne leggo uno, la signora Laura dice complimenti, davvero interessante, grazie mille per tutti i consigli forniti. Vi leggo invece una cosa che mi piace innanzitutto perché do priorità ai maestri, perché prima mi ha detto Giampaolo, adesso ho messo Salvatore che poi ci segue, quindi mi piace leggere. Salvatore ritirerà un po' quando ho fatto la domanda sulla palla del Tiziano, mi piace leggerla. Al cinquecentenario della nascita di Mattia Petri, Preti, abbiamo portato dei bambini di Terza Taverna ad una mostra monumentale sul pittore. Tutti ci hanno criticato, i bambini sono troppo piccoli. Gli alunni invece sono stati fantastici, hanno ricevuto tanti complimenti dalle guide per il loro interesse e per le loro domande. Guarda, maestro, non sono mai troppo piccoli, i musei si stanno attrezzando con degli spazi per l'avvicinamento 0-3 anni, bene. C'è già al Museo di Trento uno spazio apposito per l'avvicinamento dei bambini in questa delicatissima fascia d'età e soprattutto io sono testimone di una bambina che è cresciuta con l'educazione museale che abbiamo fatto in museo ad Ancona, si chiama... Adesso mi viene l'emozione, però lei è cresciuta con noi, la mamma la portava con il passeggino non appena nata ed è stata con noi per tutto il tempo, tant'è che in quarantena infatti era collegata con il museo, con noi via Skype. Quindi... Che bello. Bene, allora dottoressa Lanari, visto che comunque sia la luce se n'è andata, se mi mette un filo di luce facciamo un po' il Caravaggio con il leone, ecco un po' caravaggesca. Ti ringrazio perché abbiamo veramente sforato e ecco, spero comunque che chi ci ha seguito possa seguirci ancora negli altri appuntamenti. Quindi vi ricordiamo che sulla Fellow Formazione potete già fare le iscrizioni, che la UDA sarà disponibile nei prossimi giorni e che ci faremo tramite Info Fellow Formazione per il supporto alla UDA. Dimmi. Io l'ultima cosa che poi se possiamo sui social renderemo visibili la word cloud, quindi parole che abbiamo creato. Controlleremo i due link che abbiamo messo uguali e poi vedremo cosa è successo. Vedremo cosa è successo. Grazie di essere stati con noi, grazie a te Laura, è stato un piacere e a prestissimo. Buonasera. Grazie a tutti, ciao.